Qualche giorno fa si è tenuta a Reggio una imponente cena di benvenuto per 600 tour operator tedeschi. L'iniziativa, almeno secondo come l'ha annunciata il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, deve servire a far crescere l'interesse del turismo tedesco nei confronti della Calabria. In sé potrebbe essere considerata una iniziativa lodevole. Sono in molti a chiedersi, e tra questi anche noi, se però quegli operatori, 600 tour operator, siano gli agenti giusti, quelli cioè che hanno il potere adeguato per movimentare i flussi turistici della Germania verso la Calabria. Sono in tanti a ritenere che non è così. E tuttavia però una certezza ad oggi ce l'abbiamo. Per quella imponente cena per un paio di colazioni, la regione Calabria ha speso 200.000 euro. A questi si devono sommare anche la ristrutturazione della piazza dove si è tenuta l'evento, una piazza di Reggio Calabria, qualche altra centinaio di migliaia di euro, insomma si arriva ad una somma che sfiora o supera il mezzo milione di euro. A questa politica di incremento turistico poi si devono sommare i 10 milioni di cui abbiamo parlato più volte di euro date alle compagnie aeree per promuovere sulle loro tratte la Calabria, oppure ricordare le migliaia di euro in relazione alla promozione del Festival di Spoleto o altri 250.000 euro dati in occasione degli europei di atletica che si sono tenute proprio in Germania. Insomma, un fiume di denaro, di migliaia di euro, di milioni di euro, con l'obiettivo di incrementare il turismo. Un turismo che però, a detta di Federalberghi, ancora oggi, invece di aumentare, risulta avere delle flessioni. Ecco, noi non crediamo che sia questa l'azione politica adeguata per aumentare i turisti. Può darsi che ci sbagliamo, ma la cosa poco onorevole da parte di questa giunta regionale è il fatto che questo fiume di denaro venga assegnato senza gara ad una serie di agenzie che stanno incassando centinaia di migliaia di euro senza passare per una regolare gara. Non lo sosteniamo noi, ma addirittura un'interrogazione parlamentare di alcuni parlamentari calabresi dei 5 Stelle che hanno segnalato queste circostanze all'ANAC e alla Procura della Repubblica. E tuttavia, al di là del fronte giudiziario, quello che ci sembra scadente è il fronte dell'iniziativa politica.